Purtroppo gli anziani nelle nostre città sono sostanzialmente invisibili e credo che ci siano moltissimi esempi nell'organizzazione sociale che dimostrano questa invisibilità dai mezzi di trasporto, che sono molto difficili come utilizzo da parte delle persone anziane, la mancanza di panchine per le strade, la mancanza di servizi igienici accessibili. Quindi le nostre città, ma anche i prodotti del mercato non sono pensati per le persone anziane. Noi viviamo in una società per giovani. Questo nonostante gli anziani siano molti, vivano molto più a lungo e soprattutto nonostante le generazioni che oggi si stanno avvicinando a questa fase della vita siano generazioni assolutamente diverse da quelle che li hanno preceduti. Soprattutto le generazioni nate nel secondo dopoguerra, quelle che noi chiamiamo i baby boomers, cioè le persone che sono nate nel periodo del boom economico e che quindi hanno vissuto la loro infanzia, giovinezza in un periodo di grande prosperità, hanno acquisito delle abitudini, degli stili di vita e di conseguenza delle aspettative per il futuro che sono profondamente differenti da quelle delle generazioni che li hanno precedute. Ma purtroppo la società contemporanea non si sta attrezzando per dare a queste generazioni delle risposte all'altezza delle loro aspettative. E i baby boomers sono tanti, perché in Italia sono almeno 15 milioni, solo i baby boomers, poi ci sono tutti quelli che già sono anziani. Quindi credo che il passaggio principale, l'obiettivo di questo nostro intervento è quello di far prendere coscienza, acquisire consapevolezza di queste importanti lacune da una parte, ma anche aspirazioni dall'altra, perché i singoli si organizzano diversamente e si organizzino anche per portare le proprie richieste e le proprie istanze nelle sedi decisionali, dove si organizzino dei servizi e delle risposte collettive all'altezza di questi nuovi bisogni. Nel prossimo incontro io parlerò dei nonni, una funzione estremamente importante per la famiglia italiana, soprattutto in un periodo di crisi e quindi le difficoltà che hanno molte famiglie ad avere accesso ai servizi per l'infanzia. Quindi l'obiettivo di questo incontro è quello di riconoscere in primo luogo e valorizzare il ruolo fondamentale che queste persone svolgono all'interno della nostra famiglia. Thank you.